prendiamo i fogli di formato A4 che avete precedentemente invecchiato con tè o il caffè. Qui sotto del video in commenti vi lascio il link come invecchiare i fogli in tè o il caffè. Allora, i miei fogli sono di 80 grammatura e poi piegandoli la metà voi potete decorarli dentro. E io ho messo anche questa carta fantasia rose in mezzo di ogni queste, diciamo, divisioni. Qui ho messo anche questo colore qua per dare un po' di allegria mia agendina. E poi voi potete fare come a vostro piacimento, potete fare anche con i fogli bianchi, potete fare con i fogli con cartoncino 160 grammi di color panna, potete fare anche senza invecchiare. Allora, prendiamo un foglio e dobbiamo fare seguenti misure, mettere seguenti misure. Allora, 1,5 cm, dopo 3,5 cm. Sette, 10,5, praticamente primo 1,5 cm, poi ogni volta 3,5, 14, 17,5 e rimane 1,5 cm. Allora, adesso prendiamo altri fogli, mettiamo con il nostro libretto che abbiamo fatto da 3 o 4 fogli insieme, vedete? E con uno strumento a punta affilata facciamo bucare. Non so se si vede. Visto che il mio strumento è troppo doppio, io prendo un ago che è più fine. Allora, poi prendete un foglio di questi con i buchi, quello che sta in mezzo, lo mettete da parte altri e facciamo pure seguenti fogli con infilando questo primo dentro ognuno e facendo, ok, i buchi.
Dopo aver bucato tutti i vostri quadernini, proseguiamo con la cucitura. Allora, io ho scelto questo filo qui, che è color marrone, e come vedete è un filo doppio. E cominciamo a cucire. Io per comodità ho messo il mio quadernino su un libro e adesso vi faccio vedere come dobbiamo rilegare con ago e filo questo blocco. Allora, prendiamo il nostro primo quadernino. Allora, cominciamo dalla sinistra. Infiliamo in primo buco e lasciamo un pezzo di filo così. Poi passiamo in mezzo e usciamo in secondo buco. Poi proseguiamo in terzo. Allora, spero che avete visto bene. Poi tiriamo un po' il filo, tiriamo bene il filo, prendiamo altro quadernino, il nostro blocco, e continuiamo a cucire. Allora, quando arriviamo a questo punto, dobbiamo prendere da sotto questo filo, così uscire, e poi infiliamo in un'altra direzione. Io sto un po' scomodo per farvi vedere bene. Ho messo la telecamera al contrario e per me è scomodissimo.
Dopo usciamo un altro buco. Tiriamo di nuovo col filo che sta sotto, prima qui e poi qui. Tiriamolo bene. E usciamo nell'ultimo buco. Quando abbiamo finito, tiriamo bene il filo e facciamo e chiudiamo qui il filo. Facciamo un nodo. Dopo proseguiamo con altri quadernini. Cerchiamo di far corrispondere i nostri buchi. Allora, facciamo come per con primo quadernino. Allora, entriamo nel primo buco. Ok, poi il secondo di qua. Esciamo fuori.
cucito tutte le pagine e aver decorato a vostro piacimento. Prendiamo due cartoncini, qualsiasi colore che vi piace, anche bianco, e misuriamo le pagine del nostro blocco. Sono 15 per 21 centimetri. 15 21. Allora, praticamente piegando a metà un foglio a 4.